Buonasera e grazie per essere venuti a questa presentazione. Leggeremo alcuni brani tratti dal libro Ballando con Mr. D di Marco Zoppas. Il libro affronta la mistica che ruota intorno alle interpretazioni dei testi di Vagnani. In ciascun capitolo troverete una prima parte dedicata alla descrizione di interviste o di scene immaginarie che si ispirano ai personaggi creati nelle canzoni di Vita. Una seconda parte, scritta invece in forma saggistica, che cerca di dare un'interpretazione dei testi delle canzoni di Vagnani. Quella di questa sera sarà una commistione di musica e parole, dove le letture si alterneranno a brani musicali che verranno eseguiti da Andrea Angelini, chitarra e voce, Ugo Moretti alla chitarra e Aldo Marracino, basso e voce. Ad accomunare Dylan con le vicende del jazz c'è innanzitutto la figura di John Hammond, grande scopritore di talenti del calibro di Count Basie e Benny Goodman. Hammond ebbe il coraggio di scommettere su di lui, scritturandolo alla Columbia per l'incisione del primo disco, e vinse. Dylan lo ripagherà con un atteggiamento coraggioso, osando sfidare le platee più prevenute. Quando imperversa la moda del 45 giri, per la durata standard di 3 minuti, lui la scardina, pubblicando Like a Rolling Stone, che dura quasi il doppio. Quando il rock and roll si impone come la musica americana per eccellenza, vigorosa, piena di impeto, rumorosa e perfino volgare, lui la trasforma in qualcos'altro, in musica del futuro. Dal vivo è originale, irripetibile, fa con la massima naturalezza le cose più strane. I suoi musicisti devono stare allerta in ogni momento, non sanno mai cosa aspettarsi, a quale strano giro armonico li costringa. Invece di ricorrere ai soliti cliché, sono costretti a pensare mentre lo accompagnano. Dicono che nel Texas abbia origine la musica blues per pianoforte. E al pianoforte Dylan interpreta nel 1983 Blind Willie McTell, un omaggio al blues e al sud degli Stati Uniti, accompagnato dalla chitarra di Mark Knopfler. Sebbene inizi con un riferimento alla mezuzah, la pergamena che va fissata nella porta d'ingresso delle case secondo i comandamenti della tradizione ebraica, il testo descrive fin da subito una road map verso l'inferno. La terra di cui si parla nella canzone è condannata da New Orleans a Gerusalemme. Quale terra? Dylan potrebbe benissimo alludere alle tante cittadine ribattezzate Gerusalemme o New Jerusalem sparse nel territorio statunitense. Quest'ultima tesi troverebbe forse conferma nel fatto che il cantante dichiara di trovarsi in viaggio attraverso l'East Texas, in territorio americano, dove, tra virgolette, molti martiri sono caduti. E allora chi sono questi martiri? Gli schiavi delle piantagioni di cotone? In una strofa successiva l'autore dice di sentire il lamento delle tribù. Estendendo i confini geografici della canzone si potrebbe cogliervi un riferimento alle tribù di Israele, che pure erano state ridotte in schiavitù. E fino alla sua conclusione il brano scorre sul doppio binario di questa voluta ambiguità. Le atmosfere sono quelle dell'America sudista, giovani donne nere che si mettono in mostra, l'odore della magnolia in fiore, lo schioccare delle fruste, il whisky di contrabbando, ma i riferimenti sono biblici, universali. Soprattutto l'ultimo monito circa l'avidità e la sete di potere degli uomini. Dio è in cielo e noi tutti vogliamo ciò che è suo. Sandy's land is I travel to East Texas, where many mountains fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Singing
we're shaking now.